Si è molto impegnato per riportare in mare la balena bianca, come si chiamava. Qual è stato l'ostacolo più difficile da superare? In un certo senso la vecchia classe dirigente democristiana, ma non solo la vecchia classe dirigente democristiana, la vecchia classe dirigente del paese in generale, perché in Italia la politica da tempo era abituata a conquistare il consenso distribuendo favori, non necessariamente favori clientelari, anche favori a favore di categorie o di gruppi. Veniva un tempo in cui invece erano necessarie grandi riforme, era necessaria una visione di lungo periodo. E una classe dirigente adeguata non c'era, quella vecchia non c'era e non siamo riusciti a mobilitarne una nuova, giovane. Quando ho cominciato a fare politica io nel 94, l'Italia aveva un prodotto interno pro capite che era uguale praticamente a quello della Francia o della Germania. E l'Abruzzo aveva un prodotto interno pro capite un po' più alto della media italiana. Oggi siamo al 70-75% del prodotto lordo pro capite dei paesi vicini, cioè abbiamo avuto un passo indietro rilevante. Da quando la DC non governa l'Italia, l'Italia non è più governata. Le riforme che bisognava fare e che ho tentato di fare non sono state fatte solo in misura insufficiente. È urgente ricostruire in Italia una forza politica ancorata al territorio, realista, che sappia quali sono i problemi veri del paese, ancorata all'Europa e che possa far ripartire la macchina del progresso sociale.